Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento del nostro giornale. Apriamo subito con la cronaca, parliamo ancora di immigrazione. La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato 3 scafisti responsabili dello sbarco di 248 migranti a Pozzallo. Alle 16.05 del 23 novembre la nave Peluso prestava assistenza ad un gommone a sud di Lampedusa con 35 migranti a bordo con parziali dotazioni di sicurezza. Alle 20.20 veniva soccorso un altro gommone con 106 migranti e infine alle 2 di notte soccorreva un terzo gommone con altre 107 persone. A conclusione l'unità navale si dirigeva verso il porto di Pozzallo giungendovi nella serata del 24 dove tutti i migranti una volta sbarcati sono stati allocati presso il centro di prima accoglienza di Pozzallo. Subito dopo lo sbarco gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini per risalire agli scafisti che si concludevano grazie alle testimonianze dei migranti nella giornata odierna con l'arresto dei 3 scafisti Okuro Fridai nato in Nigeria, Kante nato in Gambia e Cisse Bangale nato in Costa d'Avorio. Ancora cronaca, un ex miss di 22 anni è stata trovata morta in casa nel suo letto. Un dolore al torace accusato lo scorso ottobre e dopo una visita al pronto soccorso che non aveva destato alcun allarme, la decisione prudenziale di fare alcuni accertamenti medici al cuore. Nulla lasciava presagire la fine di una ragazza di 22 anni, Giusy Ranucci, che invece è stata trovata morta dai genitori a Palermo nel letto della propria abitazione, nel quartiere Partanna Mondello. Un decesso che, in base all'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale, molto probabilmente è avvenuto per cause naturali. Il corpo, infatti, non presenta alcun segno di violenza. Ma il PM della Procura di Palermo ha comunque disposto l'autopsia che dovrà essere servire a sciogliere qualche dubbio. Giusy, figlia di un artigiano e di una casalinga, aveva vissuto per 12 anni a Fano. Nel 2009 aveva vinto il concorso di Miss nella città marchigiana, dove il padre lavorava nella cantieristica, prima che la crisi nel 2010 lo riportasse con la famiglia nella sua città d'origine. In quello stesso anno Giusy aveva vinto a Riccione una tappa del concorso internazionale di bellezza Italian Style ed era stata anche testimonial di varie manifestazioni in città italiane come il Festival per tutti i gusti. Cambiamo argomento, arrivano i primi soldi ad Acireale per far fronte ai danni della tromba d'aria del 5 novembre scorso. Non si tratta certo di cifre in grado di coprire il fabbisogno, ma è comunque un segnale. La regione siciliana ha emanato il decreto di somma urgenza per gli interventi realizzati in seguito alla calamità. Lo ha reso noto il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, aggiungendo che sono stati stanziati 350.000 euro per coprire le spese di pronto intervento e i lavori per l'immediata messa in sicurezza del territorio. E adesso parliamo di lavoro. La normativa italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola è contraria al diritto dell'Unione. Il rinnovo illimitato di tali contratti per soddisfare esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato. Queste poche righe, tratte dalla sentenza odierna della Corte di Giustizia europea, aprono la strada alla stabilizzazione di migliaia di precari che lavorano nel mondo dell'istruzione pubblica in Italia. Non a caso sindacati e associazioni di categoria parlano di una sentenza storica, diffidano il governo a dare esecuzione alla decisione e preparano i ricorsi. E parliamo di mafia. Il presidente della Commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, Nello Musumeci, dopo aver incontrato al Viminale il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha dichiarato: «Sono grato al ministro Alfano per l'interesse e la disponibilità manifestata verso il lavoro che l'antimafia regionale svolge senza tregua». I sindaci siciliani, ha evidenziato Musumeci, vivono in una trincea permanente tra le difficoltà di bilancio dei propri enti e la necessità di rispondere al pressante tentativo degli interessi mafiosi a mostrare, attraverso la complicità della pubblica amministrazione, la propria capacità di controllo sul territorio.
Il ministro Alfano si è detto ben consapevole del pesante clima che vivono i rappresentanti degli enti locali, specie in Sicilia, ed ha assicurato la massima attenzione del governo e la disponibilità ad esaminare con le altre istituzioni ogni possibile iniziativa. Accogliendo l'invito di Musumeci, il ministro ha infine assicurato la sua presenza al Palazzo dei Normanni per un confronto con i deputati dell'antimafia regionale, anche in relazione alla normativa sullo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose. L'incontro è stato fissato per il 13 di gennaio. Ci sono regioni in Unione Europea in cui continuiamo a pompare soldi da anni e non se ne vedono i risultati. Questo accade anche in alcune regioni dell'Italia del Sud. Dobbiamo analizzare la situazione, capire perché accade. Sono pronta ad andare sul posto per incontrare le autorità locali. Il commissario dell'Unione Europea alle politiche regionali, Corina Cretu, nel suo monito non cita la Sicilia, ma è impossibile non pensare anche alla regione siciliana che negli ultimi anni non ha speso e perso tanti di quei fondi dell'Unione Europea da far gridare allo scandalo. Si parla di 617 milioni da spendere, infatti, entro l'anno appunto in Sicilia. Ma sentiamo in merito l'europarlamentare del nuovo centrodestra, l'onorevole Giovanni La Via. C'è una corsa a utilizzare queste risorse per dire che non si sono perse, ma non è il modello migliore, perché anche quando e qualora si riuscisse a utilizzare questi soldi, utilizzati di corsa negli ultimi tre mesi significa che poi la qualità della spesa non sarà un granché. Quindi anche se talvolta non le sprechiamo in senso materiale, non li restituiamo indietro, ma li utilizziamo male. Se si utilizzassero per tempo, si potrebbero indirizzare verso le vere priorità di quest'isola, le infrastrutture delle quali siamo carenti, oppure ancora quelle reali esigenze del sistema imprenditoriale che potrebbero consentire di creare sviluppo e soprattutto occupazione. I soldi spesi alla fine, tanto per spenderli e per non restituirli, non sono le modalità e non è la modalità migliore di utilizzazione delle risorse. Dobbiamo programmare per tempo, ma non mi sembra che questo governo regionale sia riuscito sino adesso a fare in questa direzione cose positive. Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini che lamentano il degrado urbano ed ambientale, nonché problemi di decoro riguardante l'uso improprio di alcuni spazi pubblici di aggregazione dovuti a comportamenti di persone, anche mediante assembramenti contrari alle più elementari norme di comportamento di civile convivenza, ha emanato un'ordinanza con la quale vieta lo stazionamento e l'assembramento rumoroso di persone, intendendosi come tale la contemporanea presenza di più persone con comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente e alla pubblica decenza. L'ordinanza emessa dal sindaco vieta altresì, dopo le 24 e fino alle 7, il consumo di bevande alcoliche in contenitori di vetro, di metallo o di altra tipologia al di fuori dei luoghi destinati alla somministrazione. Questa è una parte appunto dell'ordinanza emessa dal sindaco Ruvolo di Caltanissetta per tutelare il decoro urbano. L'intera ordinanza è ovviamente visionabile sul sito del comune di Caltanissetta. Parliamo di sanità. La parlamentare regionale del Partito Democratico, Concetta Raia, che ha inviato una lettera all'assessore regionale alla sanità, Lucia Borsellino, nella quale ha avanzato la richiesta di allungare i tempi per l'accreditamento. Le due strutture trasfusionali della provincia di Catania, i presidi ospedalieri Gravina di Caltagirone e Santissimo Salvatore di Paternò, si legge nella nota, rischiano la chiusura entro il prossimo 31 dicembre e se non avranno rispettato i criteri per la messa a norma delle due strutture accreditate, così come indicato dalla nota assessoriale del 15 settembre scorso, questo certamente avverrà. Per questo, continua l'onorevole Raia, chiediamo una proroga di un paio di mesi a fronte della garanzia di mantenere un servizio importante per tutta la cittadinanza e per un vasto territorio. Appare paradossale che mentre viene chiesto attraverso un mio emendamento di adeguare gli ospedali riuniti di Caltagirone e Militello a struttura di primo livello con un potenziamento della rete emergenza-urgenza e mentre si potenzia la struttura di emodinamica come unità operativa con 4 posti letto, si inaugura il reparto di malattie infettive con l'apertura a breve della sua app di Militello, la prima struttura in provincia di Catania per pazienti in coma vegetativo, conclude Raia, si pensa di depotenziare in un solo momento queste due realtà sanitarie importanti. Credo che non ci possiamo consentire un'offerta sanitaria dimezzata né per gli operatori e neanche per i cittadini.
Iniziati gli interventi al Teatro Cine Teatro Metropol di Caltagirone, consegnati i lavori all'impresa aggiudicataria dell'appalto per lavori urgenti e la messa in sicurezza del Cine Teatro Metropol di Caltagirone. Si provvederà alla rimozione dei ponteggi e delle impalcature esistenti lungo i due prospetti principali, il viale Principe Umberto e viale Dante Alighieri, al rifacimento dei prospetti, al trattamento della copertura in amianto mediante incapsulamento, alla pulizia interna dei locali e chiusura di tutti i vani di accesso. La durata contrattuale dei lavori è di 120 giorni e il completamento dei lavori è previsto per il mese di marzo 2015. Diamo uno sguardo agli appuntamenti. Il servizio sociale, tra vincoli di segretezza e obblighi di trasparenza, la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi è il tema del convegno che, promosso dall'Associazione Culturale Pensiero Libero col patrocinio del Comune di Caltagirone, si terrà venerdì 28 alle 11 nel Salone di Rappresentanza Mario Scelba del Municipio. Dopo l'introduzione dell'assessore alle politiche sociali Chiara Gulizia e della presidente dell'associazione organizzatrice Michela Velardita, relazionerà sul tema Massimiliano Gioncada, avvocato a Piacenza e Milano, consulente legale dell'Ordine Assistenti Sociali della Lombardia, della Liguria e del Trentino Alto Adige, cultore della materia presso l'Università Cattolica di Milano, formatore accreditato, autore di testi giuridici in materia di diritto dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria. Si svolgerà nei nidi comunali alle 9.30 lunedì 1 dicembre al Peter Pan, martedì 2 ai Folletti e mercoledì 3 all'Arcobaleno un progetto di musica espressiva e musicoterapia con cui far vivere ai bambini la musica come attività sensoriale, naturale e soprattutto emotiva. E ancora altri appuntamenti musicali, a Niscemi, la musica accolta con la direzione artistica del maestro Crocifisso Ragona prevede il prossimo appuntamento il 29 novembre con il concerto jazz di Alessandro Lochiano alla tromba, Emanuele Ciscardi al pianoforte presso la biblioteca comunale di Niscemi. Mentre l'Associazione Giovani Musicisti di Gela, con il patrocinio della Regione e del Comune, organizzano la 18ª stagione concertistica gelese al Museo Archeologico regionale di Gela. L'ultimo appuntamento sabato 29 alle 19 con il concerto del duo Massimo Martinez alla chitarra, Guglielmo Sgarlata al pianoforte con la direzione artistica sempre del maestro Crocifisso Ragona. E adesso opportunità di lavoro. Foxiv offre a 32 giovani tra i 15 e i 29 anni non occupati o in formazione l'opportunità di partecipare al Servizio Civile Nazionale Garanzia Giovani in Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte e Sicilia. I volontari selezionati collaboreranno nelle diverse sedi affiancando il personale delle organizzazioni promotrici in attività di sensibilizzazione, informazione e educazione interculturale. La scadenza per la raccolta delle domande è il 15 dicembre. L'area di intervento dei progetti è quella dell'educazione e promozione culturale, educazione alla pace. Per partecipare alla selezione del Servizio Civile Nazionale Garanzia Giovani sono necessari i seguenti requisiti: età tra i 18 e i 29 anni, essere residenti in Italia, non essere impegnati in un'attività lavorativa o in un percorso formativo, essere registrati al programma iniziativa Occupazione Giovani e non aver riportato condanne. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le 14 del 15 dicembre a mano, tramite raccomandata, tramite posta certificata, consultando l'area del Servizio Civile Nazionale alla voce FOCSIV. Con questa notizia termina questa edizione del nostro giornale, come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.